Amici al Mente Dipendente, ben trovati! 28esima puntata, 30 punti conquistati e una domenica fantastica. Davvero Giulio, siamo sempre qui a festeggiare, ma intanto pick and roll. Ultima partita in casa, pronti per il quiz? Stasera, visto che oggi è uscito il secondo volume di Pistoia Loves Basket, in via del tutto eccezionale regaliamo il primo, così potete fare l'accoppiata. Siamo qui con... Mirko. Mirko, sono 10 domande, vero o falso? Hai 3 possibilità di errore, quando sbagli si riparte. Pronto? All'andata a Sassari abbiamo perso di 8? No. Bravo, di 5. Pistoia al massimo ha realizzato 30 liberi in una partita? No. Vero, contro Reggio in casa. Si riparte, all'andata a Sassari abbiamo perso di 8? 5. No. Vabbè, falso. Pistoia al massimo ha realizzato 30 liberi in una partita? Sì. Amata è più alto sia di Moore che di Knowles? Sì. Bravo. Il polacco, che a me non mi riesce ancora a dirlo, è nato nell'89? No. Bravo, è nato nel 90. Pistoia ha vinto 14 partite e ne ha perse 13? Sì. Falso, ne ha perse 14, siamo pari, 14 e 14, si riparte. All'andata a Sassari abbiamo perso di 8? No. Pistoia al massimo ha realizzato 30 liberi in una partita? Sì. Amata è più alto sia di Moore che di Knowles? Sì. Il polacco Ziz è nato nell'89? No. Pistoia ha vinto 14 partite e ne ha perse 13? No. Pistoia in casa realizza in media 3 punti in più che in trasferta? Sì. Falso, quasi 5 punti in più. Saluta. Ciao a tutti. Siamo qui con... Davide. Allora Davide, hai 10 domande. Puoi rispondere vero o falso, 3 possibilità di errore. Quando sbagli si rinizia da capo. All'andata a Sassari abbiamo perso di 8? Falso. Bravo. Pistoia al massimo ha realizzato 30 liberi in una partita? Falso. Vero, contro Reggio in casa, si riparte. All'andata a Sassari abbiamo perso di 8? Falso. Pistoia al massimo ha realizzato 30 liberi in una partita? Vero. Amato è più alto sia di Moore che di Knowles? Vero. Ziz, detto anche il polacco, è nato nell'89? No. Bravo. Pistoia ha vinto 14 partite e ne ha perse 13? Vero. Falso. Ne ha perse 14. Ultima possibilità. All'andata a Sassari abbiamo perso di 8? Falso. Pistoia al massimo ha realizzato 30 liberi in una partita? Vero. Amata è più alto sia di Moore che di Knowles? Vero. Ziz è nato nell'89? Falso. Pistoia ha vinto 14 partite e ne ha perse 13? Falso. Bravo. Pistoia in casa realizza in media 3 punti in più che in trasferta? Vero. Era falso. Quasi 5 in più, grazie. Ringraziamo la Paolina e speriamo di poterlo fare nuovamente il nostro quiz. È proprio così Giulio, ma intanto vediamo come va l'ultima partita. E come sai è uscito l'altra domenica il DVD Pistoia Love Basket. Esatto Dina, infatti noi oggi facciamo vedere una piccola anticipazione dell'allegato su Matteo Bertolazzi. Matteo Bertolazzi, per Pistoia, è stato anche questo. È stato colui che ha riacceso il fuoco vivo della passione di questa città per i canestri. Nella prima partita di Lazi, a Veroli, che forse è stato il concepimento del nostro legame poi a lui. Perché mi ricordo quello che ha fatto lui, quella partita lì, era uno che voleva vincere. Perde il pallone. Bertolazzi, un lob perfetto, è schiacciata di Modica. E ancora Iannilli, il pallone per Bertolazzi, prova la bomba e ce la fa. La sbaglia ancora con Manuel Carizzo, guardate che cosa fa Bertolazzi. E sono entrato, mi ricordo che sono entrato con una palla recuperata di Matteo a pochi secondi dalla fine con un tiro, non so come abbia fatto. Sicuramente ci fu una bomba di Matteo Bertolazzi. 6 secondi, Bertolazzi, prova la bomba, Bertolazzi e la trova. Questa bomba che allo scadere mise da 3 a Veroli, che campo per noi è sempre stato molto difficile. Fu lui che prima ancora di entrare nel tempo supplementare, quando venne da noi, disse qualcosa in dialetto, il zucco,
questa partita si porta a casa perché voi siete 23 e non si vince, ma ci ha detto con una carica che non sarà senza voce a fine partita. Rimasto abbastanza scioccato da Matteo che schizzò sopra la nostra balaustra, ma prima ancora di aver vinto, quindi sembrava che dopo fosse cosa fatta. Quel tal Bertolazzi con quella tripla che ha spezzato un po', oltre che il risultato, ora ancora Bertolazzi che va dall'area, sbagliano 3 secondi, 2, niente da fare. Arrivederci, basta, è finita ragazzi. Veramente molto commovente e toccante questo ricordo sul nostro capitano. Davvero Giulio, e adesso dopo questa valanga di emozioni, per riprendersi un attimo, 2 minuti di pubblicità. Francesco, 73 anni, di Quarrata, ci chiede: «Dottor Varanini, ho problemi di densità e spessore osseo e mi hanno sconsigliato di procedere all'implantologia. C'è un rimedio?» In effetti, fino a pochi anni fa, chi non aveva un sufficiente quantitativo osseo, una sufficiente densità ossea, non poteva usufruire di della tecnica implantologica. Oggi le cose sono cambiate, perché abbiamo vari metodi di rigenerazione ossea. I più importanti direi che sono gli innesti ossei. Innesti ossei che possono essere di due tipi: innesti ossei con prelievo dal paziente e innesto osseo di banca. L'innesto osseo con prelievo dal paziente sicuramente ha una buona qualità, però bisogna dire che comporta diverse complicazioni, quale dolore post-operatorio e sicuramente un costo superiore, anche perché spesso ci vuole un'ospedalizzazione. La nostra struttura è stata la prima in Italia a usare l'osso congelato di banca e riguardo a questo abbiamo fatto anche diverse pubblicazioni a livello internazionale, come quella del 2009 su Journal of Oral Maxillofacial Surgery, in cui noi facciamo vedere i nostri risultati. Prendiamo questo osso dalla banca dell'osso di Firenze o di Bologna. L'osso congelato è un osso che viene garantito e certificato dalla banca dell'osso, quindi è un osso assolutamente sicuro, è un osso sterilizzato, è un osso che non presenta problemi di rigetto come uno potrebbe pensare in un momento, è il primo momento, perché i processi di congelamento e di preparazione comunque di quest'osso fanno sì che le proteine atte al rigetto vengano denaturate. Questa nuova tecnica per l'odontoiatria è molto conveniente sia da un punto di vista biologico e soprattutto è anche da un punto di vista economico, perché il costo è molto molto inferiore rispetto agli innesti ossei in cui abbiamo bisogno dell'ospedalizzazione. Quindi, signor Francesco, direi che lei si può rivolgere, come molti altri, a questo tipo di metodica per poter inserire impianti, riavere i suoi denti fissi e quindi tornare a sorridere. Inviate le vostre domande attraverso il sito www.studiovaranini.it. Vi risponderemo e selezioneremo le più interessanti per inserirle in trasmissione. Rieccoci qua, ringraziamo come sempre il nostro main sponsor e ora è arrivato il momento di riviverci l'emozione della grande vittoria contro Sassari. Non vedo l'ora, quindi tutti al palazzo. Pronti per l'ultima partita in casa del campionato. Siamo qui con una presenza conosciuta e importante che è la mamma di Matteo Bertolazzi. Buonasera. Buonasera. Bellissima questa cosa che è uscito proprio il DVD e sta avendo veramente un grandissimo successo, vero? Sì, veramente, molto bello. Devo ringraziare chi l'ha fatto. Il cameraman qui presente. Esatto, e anche l'associazione Seven per For You, la società, perché c'è la storia anche del Pistoia Basket. Che va amata, difesa da me e da tutti voi. In più c'è anche il DVD dedicato all'associazione e a Matteo, quindi doppiamente mi è caro. Insomma, ma ci si farà a fare questi playoff? Per scaramanzia
Io dico che lo spero tanto, non do niente per certo, però in fondo al mio cuore, insomma, è chiaro per chi parteggio. Dobbiamo dare tutto per raggiungere i playoff. Siamo qui con un gruppo di tifosi particolari perché vengono da Viterbo. Siete Under 13. E giocate in una squadra di basket. Sì, Castella Azzurra. E siete venuti a vedere? Il Pistoia. Oh, Sassari. Pistoia. Mitico! Tutti chiaramente con la sciarpa di Pistoia, come vedete. Molto positivo! Ma secondo te in che posizione ci qualificheremo per questi playoff? Secondo me o settimi o ottavi. Che posizione? Ottava. Basta non sia la nona, poi a noi. Bastano i playoff. Se sta rischiando! La posizione è settimo ottava, mi sembra di aver visto ora l'ultima classifica, quindi non credo che ci sia tante possibilità di andare al sesto posto. Voglio proprio vedere! Ci si andrà a playoff o no? Secondo me sì. Speriamo sì. Voglio proprio vedere! Ultimamente non è che proprio abbiamo avuto una brillantezza, Secondo te stasera si vince? Sì, dai. Obiettivamente siamo arrivati lunghi, col fiato corto. Abbiamo fatto quello che si doveva fare. Peccato la flessione finale, però ci stava. Durissima, bisognerebbe vincerla. Per il campionato che abbiamo fatto ci si meriterebbero questi playoff. Però sono sempre partite da giocare, purtroppo, e quindi vediamo alla fine. Secondo me è difficile che sai che Pistoia vinca. Oh, ma che sta scherzando? Hai ragione. È una bella partita. Perché Sassari è una squadra molto forte, però speriamo. Sassari è forte. Anche noi. Quindi in bocca al lupo a ragazzi che vanno in campo, al coach Esposito, per il pubblico di Pistoia che è sempre stato vicino alla squadra, non solo in casa ma anche in trasferta. Fare una vittoria secondo me coronerebbe veramente una grande annata. Io incrocio le dita. Buon divertimento, va bene. E Matteo è sempre qui con noi. Ogni volta che mi guardo intorno, ogni volta che non me ne accorgo, ogni volta. E spero che stasera ci dia una mano anche, intanto che c'è, ecco, veramente. Perfetto, grazie signora Cristina e forza Pistoia. Forza Pistoia, assolutamente. Forza Pistoia! Parte di Ron Moore, penetrazione supersonica di Logan con il piede ferro. Di contro Reggio Emilia è record in partita singola in questa stagione. Eric Lombardi, Filloi, Acognon. La penetrazione da parte di Barnado, Oleg Cej, palla sotto, poi illuminante il taglio di Kirk da Logan. Josh Acognon prova a sprintare, Barnado forse al limite dell'infrazione di passi. Cej ci pensa su due volte, tre secondi per effettuare un tiro, Logan da tre punti. Kirk schizza in mezzo dopo un accenno di blocco, tripla di Michele Antonutti, toccano, ma il canestro è stato dato da due punti a Michele Antonutti. Logan poi in penetrazione da Alexander, tiene fermo il piede ferno, scarica per Logan da tre punti, nuovo attacco dopo il riciclo del cronometro a 14 secondi per Sassari. Stipcevic con la sua classica, avanti la squadra sarda 23-14. Questi bivacca! Stiamo bivaccando! Mani di Stipcevic, penetrazione fra una foresta di maglie bianco-rosse. E Stipcevic, ancora Alexander, penetrazione marcato da Preston Knowles. E poi Algan raccoglie la palla, penetrazione da parte di Alexander. Moore riesce comunque a servire Alex Kirk. Alexander, ancora con il palleggio, Alexander tira buttandosi indietro. Però Moore, blocco di Cej, la palla però arriva in angolo ad Ariel Filloi, bottino grosso, 6 secondi per effettuare un tiro. Stipcevic, la palla arriva in angolo ad Alexander, tiro, canestro, solo 8 secondi per tirare per Sassari, in angolo De Vecchi, tutto sole. Prova a penetrare, scarica poi per Knowles, Andrea Amato, tripla, tentata e mandata a bersaglio per Pistoia. Antonutti, catch and shoot da parte del giocatore di Colloredo di Prato. Purtroppo non va, 41-29 per loro. Ci rifaremo? Non ti devi preoccupare, sogno come fare, sogno come fare. Post basso per Alex Kirk,
sorvegliato da Jarvis Varnado. Innesca l'operazione offensiva e Moore con la schiacciata a una mano per i biancorossi. Penetra e scarica su Antonutti, piedi a posto con grande sfortuna Michele Antonutti, ma arriva la pronta correzione di Lombardi. Pilloi decide di continuare a palleggiare, scambia con Lombardi, pick and pop da parte di Antonutti che poi penetra limitato da Brent Fetchway. Isolana riceve palla in questo momento, Rok Stipcevic tripla con la classica meccanica, penetra e poi scarica in angolo per Antonutti. La difesa di Sassari non chiude ed Antonutti punisce. Palo al massimo! Tutto solo, la palla brucia nelle mani dei giocatori pistoiesi e Michele Antonutti fa la gofere! Cucire lo strappo. 44, Josh Akhonyan da 3 punti. Preston Knowles penetra marcato da Akhonyan, alza la parabola, Antonutti in precario equilibrio. Emozionantissimo terzo quarto di gioco, Filloi penetra come un coltello nella difesa. Vic da 3, stavolta trova solamente il ferro. La correzione di Joe Alexander trova Michele Antonutti. Lombardi, Amato con il palleggio, interrompe il palleggio e serve Michele Antonutti. Su 2, Preston Knowles con l'ultimo tiro. Fa la gofere! 59, Giorgio Tesi Group Pistoia. 52, Dinamo Sassari. E poi vedrai che Lombardi avrà qualcosa da ritornare. Per Sassari, tripla tentata e mandata a bersaglio. Marcato da Knowles, blocco e blocco di Joe Alexander. Logan Moore, la palla arriva in angolo, penetrazione poi in angolo, ancora Antonutti da 3 punti. Serie di palleggi, scarica in angolo Moore per Filloi, prova a disorientare Josh Akhonyan e poi spara a bersaglio. Che spasso! Palla a centro aria per Cage, sicuramente ragionato, splitta in mezzo a due difensori. Moore affida Preston Knowles. Vado al massimo! Stipcevic prova a sobbarcarsi l'intero attacco sassarese sulle spalle, affida poi a Josh Akhonyan. Ora Moore, serve Preston Knowles, si sente caldo, lo è, ancora bersaglio. Tocco di Cege, gioca in pick and roll col giocatore polacco, eccoli i due punti, può partire la festa al Palacarrara. Voleva oggi, sì, grande Pistoia, si va a playoff. Che bucato si è asciugato. Tanta roba, si è fatta gran partita davvero. Non credevo che fosse una vittoria a questa maniera, l'avevo data quasi per... E persa! Grande reazione! Dopo il terzo quarto abbiamo fatto uno shampoo negli spogliatoi! Fantasticissimo! 30 punti! Ciao! Ma ci voleva questa vittoria? Sì, ci voleva. Per il morale della, per il morale della squadra, e poi se lo meritano. Chi ti è piaciuto di più? Antonutti. Sotto di 15-14 all'intervallo, si è fatta una grandissima partita. Loro in campo e noi sugli spalti. Ci siamo serviti anche noi. Gli ultimi due quarti siamo stati tutti fantastici. Loro di più. E il pubblico è sempre il più forte di tutti, veramente. Adesso c'è da vincere a Capo d'Orlando. E poi vediamo. Bisogna vincere a Capo d'Orlando. Per ora arriviamo dove siamo arrivati, poi più qua si vedrà. Ciò che conta è che sia stata una splendida giornata. Tutti a Capo d'Orlando per continuare a festeggiare. Più numerosi possibili. Tutti a Capo d'Orlando, perché bisogna andare tutti. E poi la stagione aiuta. E allora Giulio, anche il mitico Vasco ha voluto dire la sua sulla nostra vittoria. Eh sì, Dile, in campo siamo stati fantastici e sugli spalti, boh, andiamo a vedere. Bellissima vittoria stasera. Tommaso, come sei tifato? Allora, siamo partiti un po' mosci perché anche in campo sembravano non crederci, però poi nel terzo quarto io di preciso se è successo non lo so. So solo che dopo il quarto d'ora granata ribattezzo il terzo quarto come i 10 minuti biancorossi e mi basta.
Fede, a te invece ti chiedo un bilancio dell'annata. Mi scappa a ridere perché sicuramente se l'era preparata in settimana questa battuta, perché non è mia così sveglio per pensarci in due minuti, lui ci ha pensato giorno e notte. L'annata com'è andata? Sugli spalti immagino tu dia. È stata una buona annata perché si è portato dei numeri importanti in trasferta, ci siamo tolti delle soddisfazioni, andare in campi non proprio amici a cantare salutate la capolista è stata una bella soddisfazione, in casa buone prove fino a un certo punto, perché comunque il girone di ritorno il pubblico magari aveva fatto la bocca a altri risultati, la squadra non ha aiutato e a parte noi nel mezzo il resto del palazzetto non è che avesse proprio voglia di spellarsi le mani. Però comunque devo dire è stata una stagione più che positiva che ci ha visto stabilizzare, appunto come dicevo prima, dei bei numeri in trasferta, sempre buoni numeri in casa, perché ragazzi ora io sono di parte, però tutta questa gente in piedi a cantare ci sta solo noi e quindi che si deve fare? Si pigliano. Mercoledì ci aspetta l'ultima trasferta, anche l'ultima partita di campionato. Sì, abbiamo fatto il bilancio, però cioè, per quanto mi riguarda il bello viene ora, perché il finale di stagione, speriamo con i playoff, cioè, è una cosa che mi ha sempre gasato tantissimo fin da piccolo quando vedevo gli altri, figuriamoci se ci siamo noi in prima persona. E ci aspetta questa trasferta difficile, purtroppo doveva essere in programma sabato 30 aprile e avevamo preso una trentina di persone il biglietto aereo per Capo d'Orlando, però questo fatto di Varese alle Final Four della FIBA Europe Cup ci ha un po' scombussolato piani, quindi queste 30 persone perdono i soldi del volo, diciamo, e però ci stiamo riorganizzando e si va comunque a sostenere la nostra squadra come si è sempre fatto. Speriamo di vincere e di conquistarci questi playoff perché ci si meritano davvero. Ed ora ragazzi non rimane che giocarci tutto in quel di Capo d'Orlando. Proprio così Giulio, noi giovedì prossima non andiamo in onda perché giocheremo di mercoledì, ma non preoccupatevi, sia in caso di playoff o no, noi ci vediamo presto. Molto bene Dile, ed ora Top 5, ciao! Da tre, stavolta trova solamente il ferro. La correzione di Joe Alexander trova Michele Antonutti. Lombardi fa una visita al secondo piano del Palacarrara, schiacciando e portando avanti Pistoia. Nato, serve Oleg Cej. Palla sotto, poi illuminante il taglio di Kirk. Stipcevic prima, Josh Akhonyan dopo. Nel mezzo due triple di Michele Antonutti che adesso serve Alex Kirk. Amato con il palleggio, interrompe il palleggio e serve Michele Antonutti con la tripla e il fallo subito. Lenti percentuali vengono dimostrate con questo 2 su 2. Preston Knowles con l'ultimo tiro del terzo quarto di gioco. Preston Knowles fa esplodere il Palacarrara.